I figli di Caterina de' Medici, parte terza. Se dopo i tre figli di Caterina che diventarono sovrani di Francia credevate di esservi lasciati alle spalle il culmine degli intrighi, beh, vi sbagliate di grosso. In quest'ultima parte torneremo un'ultima volta al massacro della notte di San Bartolomeo, per poi addentrarci nelle profondità di aspre divisioni familiari. Margherita. Fu il suo matrimonio il triste teatro della strage di San Bartolomeo. Caterina de' Medici aveva organizzato per la più giovane delle sue figlie le nozze con un futuro re, Enrico di Navarra, ma anche un rappresentante della fede protestante. Questa volta mi voglio soffermare sul rapporto madre e figlia, piuttosto che sugli aspetti politici della vicenda. Margherita non era mai stata la prediletta tra i suoi figli, ma metterla fisicamente in pericolo deteriorò in modo irreparabile i loro rapporti. Margherita nacque il 14 maggio 1553, quando Caterina aveva 34 anni. Somigliava al padre, che la lasciò orfana quando aveva solo 6 anni. Fu la più bella tra le loro figlie e graziata da una salute di ferro. Venne educata in una raffinata corte umanistica, studiando la storia, la poesia, le sacre scritture, i poemi classici e cavallereschi e le lingue. Oltre al francese, parlava fluentemente latino, italiano e spagnolo, eccelleva nella musica, nella danza ed era un'ottima cavallerizza. Era inoltre di spirito vivace e intelligente, tutte doti che le valsero l'appellativo di Perla de Valois. Forse furono tutte queste qualità a inimicarla agli occhi della madre, che era bruttina e aveva sempre faticato per emergere a corte. O forse erano più simili di quel che credevano e rivaleggiavano in tenacia e ambizione. Fin dall'adolescenza fu chiara la propensione di Margherita al comando. Non occupò semplicemente il posto ai margini della società riservata alle donne dei suoi tempi, ma entrò in competizione con i fratelli maschi ponendosi al loro stesso livello. Durante l'infanzia ebbe un buon rapporto con ognuno di loro, legatissima al più piccolo, Francesco, verso cui era molto protettiva. Carlo coniò per lei l'affettuoso nomignolo Margot e con Enrico i rapporti furono splendidi fino all'adolescenza, tanto che alcuni oppositori politici li accuseranno di un rapporto incestuoso. Oggetto dell'invidia degli altri fratelli maschi per via del favore materno di cui godeva, fu proprio a Margherita che Enrico affidò il compito di difendere i suoi interessi presso la regina madre mentre si impegnava a combattere le prime guerre di religione. Attorno ai suoi 16 anni intrattenne una tenera amicizia con il giovane Enrico di Guisa, che venne scoperta e troncata sul nascere. Vi ricordate di lui? Lo abbiamo incontrato nella puntata precedente, sarà il capo della Lega Cattolica e finirà ucciso su ordine di Enrico III. Risalgono a questa liaison i primi tentativi di screditare l'onore di Margherita, accusata di aver giaciuto con il duca. Caterina era ben consapevole del ruolo politico di sua figlia e non poteva certo acconsentire a un matrimonio così poco vantaggioso per gli interessi della corona. Propose la sua mano a diverse teste regnanti d'Europa, incluso Filippo II di Spagna, da poco vedovo dell'amata Elisabetta, sorella maggiore di Margherita. Alla fine, come sappiamo, il prescelto fu Enrico di Navarra e 6 giorni dopo le loro nozze si compì la strage di San Bartolomeo, che a livello più strettamente personale cambiò per sempre il rapporto con la madre. Margherita non avrebbe mai dimenticato la freddezza con cui la sera precedente Caterina aveva impedito alla sorella Claudia di avvertirla, facendo in modo che facesse da esca. E come, con altrettanta indifferenza, una volta calmate le acque, le propose di far annullare le nozze, ormai inutili. Ma non solo queste ormai erano state consumate. Margherita rifiutò di abbandonare il marito e ne prese le parti, ponendosi in aperta opposizione alla famiglia.
Sottovalutata nel suo ruolo di donna, fu una figura centrale nelle congiure volte a far fuggire il marito. In un primo tentativo, grazie a una rete di cospiratrici tutte al femminile, prese parte a una congiura per destituire il fratello Carlo IX, ormai consumato dalla tubercolosi, e mettere sul trono il più piccolo dei suoi fratelli, Francesco Duca d'Alençon, su cui esercitava una notevole influenza. Con lui sul trono al posto del legittimo erede Enrico, Margherita sperava di usurpare la madre nel suo ruolo di consigliera e mediatrice politica, dando soddisfazione alle sue ambizioni personali. Il piano fallì. Sia il marito che il fratello vennero minacciati di morte in quanto parte attiva nella cospirazione e fu solo grazie alle doti oratorie di Margherita che Enrico scampò al boia. Tentò nuovamente di farli evadere solo poco tempo dopo, con il più classico dei cliché, la fuga in carrozza travestiti da donna. Ma i due giovani non seppero accordarsi in tempo su cui dovesse scappare per primo e l'occasione sfumò. Carlo IX morì a soli 23 anni il 30 maggio 1574 e con Enrico III sul trono Margherita pagò il tradimento nei suoi confronti. Pare che fu la sua cerca di mignon a diffondere, dietro suo input o meno non si sa, maldicenze che ne minarono irrimediabilmente la reputazione, spingendosi fino a definirla regina delle puttane. Nella primavera dell'anno successivo, il sodalizio tra Enrico, re di Navarra, e Francesco, duca d'Alençon, venne meno. Entrambi ambivano al ruolo di leader dei malcontenti, fazione di cattolici moderati che si opponevano al pugno di ferro del nuovo sovrano. Ma pare che la vera ragione fosse la competizione per le grazie di una donna, Charlotte de Sèvres, che però era una spia spinta nel loro letto da Caterina de' Medici. Questo comportò anche un'incrinatura del matrimonio con Margherita, che per ripicca si pose a sostegno del fratello Francesco e prese come amante il suo favorito, Louis de Clermont d'Amboise, signore di Buzy. Nel 1575 il duca d'Alençon riuscì finalmente a fuggire grazie all'intercessione della sorella, che fu immediatamente sospettata e posta sotto sorveglianza, ma nulla poté essere provato contro di lei. Solo pochi mesi dopo anche il re di Navarra evase, questa volta in modo autonomo, ma Margherita, ritenuta responsabile, visse praticamente da reclusa al Louvre. Ne seguirono 2 anni di separazione, durante i quali i loro rapporti si raffreddarono ulteriormente. Quando nel 1578 lo raggiunse in Navarra e prese il suo posto da regina, Margherita brillò a corte, ma la loro unione si deteriorò definitivamente. Enrico mise incinta una sua dama di compagnia di soli 14 anni e l'affronto per la sterile Margherita fu imperdonabile. Dalle sue lettere sappiamo che strinse una relazione con il gran scudiero di suo fratello, una relazione basata sull'amor cortese e di stampo cavalleresco che tanto andava di moda nel Rinascimento. Lasciò la Navarra per Parigi, ma anche la relazione con re suo fratello rimaneva tesa. Entrambi alimentavano i libelli scandalosi che li vedevano protagonisti. Enrico III, accusato di omosessualità, alternava eccessi a crisi mistiche. E Margherita, quando cadde malata nel 1583, venne accusata di aver abortito il frutto della relazione adultera con Buzy d'Amboise. Nel bel mezzo dei contrasti tra cattolici e ugonotti, Margherita viveva il suo personale calvario. In Navarra il marito minacciava di ripudiarla. In Francia Enrico III l'allontanò dalla corte. A peggiorare le cose perse il fratello più caro, Francesco, morto a soli 29 anni. Margherita di anni ne aveva invece 32 quando, cosa impensabile per una donna del XVI secolo, scelse la via dell'opposizione. Si schierò dalla parte della Lega Cattolica, che riuniva i cattolici più intransigenti sotto la guida del suo vecchio amore giovanile, Enrico di Guisa. Sconfitta dalle truppe reali, fu confinata per 20 anni nel castello prigione di Uzon, mentre il suo amante del momento venne impiccato davanti ai suoi occhi. La sua situazione era anomala, prigioniera della corona ma destinata a essere regina di Francia in quanto moglie del prossimo in linea di successione, Enrico di Navarra.
A tal proposito, pare che Caterina de' Medici progettasse di far sposare ad Enrico la sua nipote prediletta, Cristina di Lorena, progenie della defunta figlia Claudia. Che la regina nera fosse disposta a spingersi fino a eliminare la sua stessa figlia pur di raggiungere il suo obiettivo? Seppur isolata, non dobbiamo immaginarci Margherita con i ceppi alle caviglie. Era pur sempre sorella del re di Francia e regina di Navarra. Ebbe modo di formare una corte di intellettuali, musici e scrittori. Fu in questi anni che stilò le sue Memorie, forse la prima autobiografia conosciuta di una donna. Una preziosissima testimonianza della sua vita ripercorsa dall'infanzia fino all'età adulta, in cui si alternano vicissitudini personali a eventi cardine della storia francese vissuti in primo piano da un membro della famiglia reale. Qui, apprese della morte di sua madre e del successivo assassinio del fratello Enrico III, entrambi avvenuti nel 1589. Suo marito, Enrico di Navarra, divenne re di Francia con il nome di Enrico IV e informalmente Margherita ne divenne la regina. Iniziarono le trattative tra i due coniugi in prospettiva di un divorzio, che si protrassero per 6 anni. Margherita infatti pretendeva un'adeguata compensazione, inoltre si oppose fermamente alla prima scelta di Enrico IV per la nuova sposa, la sua amante di lunga data Gabrielle d'Estrées, che non trovava all'altezza del ruolo. Il regal divorzio venne formalizzato nel 1599, con tanto di annullamento concesso dal Papa Clemente VIII a fronte di 3 motivazioni, la consanguineità, la sterilità e la forzatura alle nozze. A Margherita fu concesso di mantenere il titolo di Regina di Francia e un anno dopo, il 17 dicembre 1600, Enrico IV sposò la 25enne Maria de' Medici. I rapporti di Margherita con l'ex marito e tutta la sua nuova famiglia furono straordinariamente piacevoli, tanto che quando la morte la colse a 61 anni il 27 marzo 1615, Margherita lasciò i suoi possedimenti in eredità al delfino, il futuro Luigi XIII. La storia della regina Margherita di Valois, già oscurata in vita, subì una nuova diffamazione nel XIX secolo attraverso la penna di Alexandre Dumas padre e la sua regina Margot. Una donna lasciva nata in una famiglia maledetta, ma è nelle sue memorie che possiamo leggere la sua rivincita sulla storia. Un percorso attraverso i valori a cui si era sempre ispirata. Il coraggio, la lealtà, la generosità, la fedeltà alla religione cattolica e, perché no, anche all'amore. Alla fine, fin da piccola, aveva rifiutato di assoggettarsi alle regole morali imposte alle donne, considerandosi al pari dei suoi fratelli. Da adulta non aveva fatto altro che prendersi le stesse libertà degli uomini nobili del suo tempo. Francesco. Il più piccolo dei figli sopravvissuti di Caterina de' Medici e Enrico II nacque il 18 marzo 1555. Rachitico fin dalla nascita e successivamente sfigurato dal vaiolo, il suo aspetto stonava con l'epicità del suo nome, Ercole. Come suo fratello maggiore Alessandro, che aveva cambiato il suo nome in Enrico, lo stesso fece Ercole, che in occasione della Santa Cresima si fece battezzare Francesco in onore del maggiore dei suoi fratelli prematuramente scomparso. Nella stessa occasione fu insignito del Ducato d'Alençon. A differenza dei fratelli maggiori, non spiccava per le doti intellettive, prediligeva invece le attività sportive quali la caccia e le armi. Di carattere gioviale e aspetto gradevole, la sua personalità mutò drasticamente in seguito a una grave forma di vaiolo che lo colpì. Divenne scontroso e taciturno, profondamente rancoroso nei confronti dei suoi fratelli, in particolare di Enrico, il prediletto della madre. Chi lo conosceva scrisse in merito: «Da simpatico e bello che era, divenne uno degli uomini più brutti che avessi mai visto». Con il viso devastato dalle cicatrici, il naso gonfio fino ad apparire deforme e gli occhi piccoli e rossi. La malattia lo cambiò profondamente, la sua mente non fu più quella di prima.
Durante il regno di suo fratello Carlo IX, a 16 anni, sua madre lo propose come candidato alla mano di Elisabetta I d'Inghilterra, nonostante quest'ultima avesse 22 anni in più di Francesco. Inizialmente era stato Enrico la prima scelta di Caterina, ma il figlio, profondamente cattolico, aveva rifiutato la conversione al protestantesimo, mentre Francesco era molto meno intransigente in materia di religione. Le trattative per questa unione andarono avanti per anni e la regina vergine sembrava deliziata dalla corte del suo ranocchio, come lo chiamava affettuosamente. Estromesso dalle decisioni politiche a causa della scarsa considerazione della madre e dai fratelli, la sua totale estraneità al massacro della notte di San Bartolomeo e la sua tolleranza per il calvinismo ne fecero una figura politica di riferimento per una terza fazione, quella dei malcontenti, cattolici moderati che sostenevano un approccio più liberale. Strinse amicizia anche con il cognato Enrico di Navarra e marito di sua sorella Margherita, tenuto come ostaggio a corte e costretto a convertirsi al cattolicesimo in seguito ai fatti di San Bartolomeo. In concomitanza della partenza dell'odiato fratello Enrico per prendere possesso del trono della Polonia, Francesco sperò di poterlo scavalcare come erede della corona di Francia in vista del rapido deterioramento della salute di Carlo IX. Un complotto che venne intercettato e vanificato da Caterina de' Medici, ma che gli causò la diffidenza di Enrico III una volta rientrato e divenuto nuovo sovrano. Posto sotto stretta sorveglianza insieme al cognato Enrico di Navarra, i due tenteranno diverse volte la fuga con il supporto del loro unico alleato a corte, Margherita. Quella tra i due fratelli sarebbe stata una solida alleanza durata per tutta la vita. Francesco, bisognoso più che mai di fiducia e sostegno all'interno della famiglia, ricambiò Margherita con una devozione assoluta. La salita al trono di Enrico III aveva fatto di Francesco l'erede apparente e l'uomo più importante a corte nonostante la sua posizione di simile prigioniero. Ne guadagnò una moltitudine di sostenitori che si raggrupparono intorno a lui a formare una piccola corte di fedelissimi al pari dei mignon di Enrico III. L'inimicizia tra i due fratelli coinvolse i rispettivi favoriti che iniziarono a confrontarsi in numerose risse. Allo stesso tempo si incrinò l'amicizia con Enrico di Navarra, sia per la competizione politica come leader dei malcontenti che sentimentale. Ne ho parlato con riguardo a Margherita e quindi non starò a ripetermi. Nonostante il suo aspetto e il carattere difficile, Francesco era un noto amatore. Si dice che usasse solo lenzuola nere per far risaltare l'incarnato delle sue conquiste e che covasse un profondo desiderio per la moglie di Enrico III, Luisa di Lorena Vademont. Anche se conoscendo le loro ostilità, forse il suo era solo un capriccio per indispettire il fratello. Anche la sua sessualità fu molto chiacchierata, ma nel suo caso pare che la bisessualità fosse comprovata. Vari ambasciatori in visita riferirono del suo vizio abominevole nei confronti di alcuni dei suoi favoriti. Nel 1575 Margherita riesce finalmente a concretizzare con successo la fuga del fratello minore, il quale si unì all'armata protestante. 5 mesi dopo lo raggiunse Enrico di Navarra, anche lui evaso con successo e tornato alla sua fede calvinista. Margherita, rimasta a Parigi, diventa l'oggetto della rivalsa di Enrico III, che convinto del suo coinvolgimento la pone agli arresti domiciliari. Quando l'esercito iniziò ad accerchiare Parigi, Enrico III fu costretto a trattare e Francesco pose come condizione imprescindibile la liberazione della sorella. La pace che ne derivò, l'editto di Beaulieu, altrimenti detto pace di Monsieur, prende il nome proprio dal titolo riservato al maggiore tra i fratelli minori di un sovrano, in questo caso Francesco. L'accordo fu estremamente vantaggioso per i protestanti e per lo stesso Francesco, che ne ricavò possedimenti e il prestigioso titolo di Duca d'Angiò in cambio della promessa di fedeltà alla corona. Soddisfatto nelle sue ambizioni, Francesco si riappacificò col fratello, voltando di fatto la faccia alla fazione protestante.
Caterina de' Medici suggerì al re di sostenere la candidatura del neo duca d'Angiò al trono dei Paesi Bassi, insorti recentemente contro il loro sovrano Filippo II, che era anche re di Spagna e alleato della Francia. Nello stesso periodo proseguivano le trattative matrimoniali con Elisabetta I, che non furono mai così concrete come in quel momento. Francesco la corteggiava attivamente con lettere e doni e Elisabetta sembrò davvero tentata. Ma fin troppo consapevole delle conseguenze che un matrimonio avrebbe significato per lei e per l'Inghilterra tutta, gli disse addio per sempre. Ci resta un poema d'amore, scritto di suo pugno e dedicato al suo spasimante, alla partenza di Monsieur. L'ipocrisia della diplomazia francese, però, provocò la collera di Filippo II e l'inizio delle tensioni franco-spagnole. Nel 1582 Francesco fece il suo ingresso ad Anversa e a 27 anni toccò l'apice del proprio trionfo venendo nominato Duca di Brabante, il tradizionale titolo degli eredi al trono dei Paesi Bassi. Ma le cose precipitarono in fretta. Insoddisfatto del suo potere illimitato, decise di scendere in guerra, ma venne sconfitto miseramente e ripiegò in Francia. Qui cadde malato di malaria o forse di tubercolosi, le fonti si contraddicono, e spirò a soli 29 anni il 10 giugno 1584. La sua morte aprì una crisi di successione, in quanto Enrico III era senza figli e dopo di lui la corona sarebbe passata di diritto a un protestante, Enrico di Navarra. Vittoria e Giovanna. Questa coppia di gemelle nate nel 1554 quasi uccisero la madre, Caterina de' Medici. Per salvarle la vita, i medici furono costretti a spezzare le gambe di una delle bambine, Giovanna, che nacque morta, mentre Vittoria, sopravvissuta al parto, spirò 2 mesi dopo. A 37 anni e avendo già ampiamente adempiuto ai suoi doveri, generando 8 figli, di cui 7 ancora in vita, a Caterina fu sconsigliato di affrontare altre gravidanze. All'epoca l'unico modo per garantirlo era l'astinenza e per Enrico, che non era mai stato particolarmente attratto dalla moglie, non fu un grosso sacrificio smettere di frequentare le stanze di Caterina. Nonostante tutti i figli, di cui ben 5 maschi, nessuno di loro fu in grado di perpetuare la dinastia dei Valois, che si estinse con Enrico III. Alla sua morte la corona passò a Enrico di Navarra, che fondò invece la dinastia dei Borbone. Ma questa è un'altra storia che un giorno spero di raccontarvi. Grazie per aver ascoltato questa lunga epopea sul ramo de' Medici della famiglia reale di Francia. Ora ditemi, c'è qualche figlio le cui vicende vi hanno in particolar modo colpito? Fatemi sentire il vostro sostegno nei commenti e vi ricordo che se volete sostenermi anche economicamente, potete utilizzare il link che vi lascio in descrizione per i vostri acquisti su Amazon. Ve lo ricordo raramente, ma vale per qualsiasi cosa vogliate comprare. A voi non costa nulla di più e a me viene concessa una piccola percentuale. Grazie a chiunque voglia usarlo e al prossimo video!